Sigmund Freud, noto come il padre della psicoanalisi, fu l'ideatore di un nuovo metodo terapeutico, volto all'analisi della psiche umana e dei processi che la regolano. La psicoanalisi trovò grande applicazione nella risoluzione dei disturbi nevrotici, mediante la tecnica delle associazioni libere durante il colloquio clinico. Il contributo della teoria freudiana nella determinazione dell'importanza dell'inconscio permise la nascita di altre scuole di psicologia che pongono tale dottrina alla base della loro attività di ricerca e terapeutica. Nel XIX secolo, un contributo fondamentale nello studio della psiche umana e dei processi che la regolano venne dato da Sigmund Freud, il padre della psicoanalisi. Egli nacque nel 1856 a Freiberg, una cittadina facente allora parte dell'Austria e dopo aver terminato il ciclo di studi ordinario, mostrò interesse per la medicina e si perfezionò in neurologia. Cominciò così il suo lavoro di ricerca psicologica per la cura dei disturbi mentali da cui i suoi pazienti erano affetti, in particolare delle nevrosi. Le nevrosi in questione non avevano un'origine fisica, ma erano di derivazione mentale. Freud teorizzò che si trattasse di rappresentazioni mentali del soggetto inaccettabili a lui stesso perché contro la sua morale e respinte nell'inconscio. Queste riemergevano poi sotto forma di sintomi nevrotici. L'inconscio è la sede degli istinti e dei desideri, ma anche dei processi difensivi come la rimozione. È una parte della sfera psichica non controllabile dall'io, ossia dalla coscienza personale. È collegato al principio di piacere, tendente alla soddisfazione di piaceri e di istinti. Fu proprio questo l'elemento innovativo della teoria elaborata da Freud, l'esistenza di una vita psichica inconscia e la definizione delle nevrosi e psicosi come malattie della mente e non del cervello. Ciò andava oltre qualsiasi conoscenza dell'epoca in ambito psicologico. L'interesse di Freud si spostò così verso lo studio del sogno. Esso, infatti, da una parte si riferisce alla vita diurna e cosciente e dall'altra ai pensieri legati alla vita profonda e remota dell'individuo, ai suoi desideri, sensazioni e sentimenti. È la via regia che porta alla conoscenza dell'inconscio nella vita psichica. Nel sogno, Freud distingue il contenuto manifesto e il contenuto latente. Il primo è la storia visibile che il paziente ricorda e racconta al terapeuta. Tale storia del contenuto manifesto però è camuffata perché è incompatibile con le esigenze dell'io e della sua coscienza. Il secondo è invece la vera storia che il soggetto crede di non conoscere o non ricordare. La trasformazione di questo contenuto onirico avviene durante un processo mentale inconscio volto proprio a rendere accettabile il contenuto del sogno per l'io del soggetto in questione, perché è causa di vergogna. Da questo percorso derivò la formulazione dell'apparato psichico diviso in tre parti. S, la parte oscura e profonda della psiche, nella quale si trovano desideri e istinti, emozioni, esperienze di vita e frustrazioni. Si identifica con l'inconscio, regolato unicamente dal principio di piacere. L'io rappresenta la parte cosciente della personalità, la consapevolezza di sé. Nella vita psichica si identifica con la parte conscia, dominata dal principio di realtà, che svolge una funzione critica. Il superio, complesso delle norme morali, regole e leggi sociali, la sede della coscienza etica. Esso agisce quindi come una forza che si oppone alle pulsioni dell'ess tramite comandi, censure e restrizioni, sensi di colpa e rimorsi. Le tre zone dell'apparato psichico possono essere paragonate ad un iceberg. L'io è sempre scisso tra le opposte pulsioni dell'ess e le inibizioni e pressioni del superio. Se non riesce a trovare una mediazione fra queste, può cadere in uno stato nevrotico, entrando così in conflitto con se stesso. La fase di ricerca portò Freud a formulare la strutturazione complessiva e il funzionamento della psiche. Si dedicò quindi all'approccio psicoterapeutico. Freud definisce la psicoanalisi un procedimento per l'indagine dei processi psichici altrimenti inaccessibili, un modo terapeutico per il trattamento dei disturbi nevrotici.
Il paziente racconta all'analista le proprie fantasie, i propri ricordi più intimi, esponendo così i suoi pensieri attraverso una libera associazione di essi, ossia collegandoli in maniera libera e spontanea. La terapia mira infatti a scavare nella psiche del paziente per arrivare all'elaborazione del trauma infantile da cui deriva il sintomo nevrotico che gli manifesta nei suoi comportamenti. Il fine ultimo della terapia è il ripristino del benessere psicologico del paziente.